Alberto Sanna e Free Moneti Live, disco che trovate in tutti i negozi di musica di dischi, quei pochi rimasti, e su iTunes. Ma oltre a questo disco, abbiamo registrato io e Alberto due concerti, fatti in maniera molto professionale, sempre grazie a Michele Palmas e il suo staff, e sta cercando di produrre un DVD che contiene queste, le immagini del concerto, le immagini dei concerti, ma anche molto backstage, molte, il soundcheck, le interviste, tutte le cose che possono succedere in tour. E ci appoggiamo alla piattaforma www.musicriser.com e cerchiamo voi come finanziatori assieme a noi. E quindi dovete semplicemente andare su musicriser.com e digitare Sanna Moneti e capite come produrre questo DVD. Allora, adesso così per voi faccio solo un paio di parti che ho registrato in questo live, sono un paio di strumentali, di riff che ho fatto, un live dove mi sono molto sbizzarrito con tanti fraseggi inusuali, strani, rock, folk, Irish, anche metal ogni tanto. E adesso vi mostro un po' di cose che faccio nel CD. Allora, sono nel mare, giro praticamente su due corde, sulla corda di Mi e sulla corda di La. Tengo la corda di Mi sempre aperta e lavoro sulla corda di La con dei fraseggi vari. Vado a mostrarvela. Allora, dentro di me è un pochino più complicato, ma niente di assurdo, di tecnicamente molto difficile, assolutamente no. Vi divido la parte in due pezzi. La prima parte sono dei lavori di disturbo, dei lavori molto atmosferici che faccio col violino dentro degli effetti, dentro dei delay, dentro dei tremolo e cose del genere. Effetti per lo più per chitarra che però stanno molto bene anche sul violino. E faccio un ampio utilizzo dei falsi armonici che vi fa adesso sentire. Questa è la nota. Questo è l'armonico. Questa è la nota. Questo è l'armonico. E questo per quanto riguarda la parte più effettistica. La parte invece più di derivazione Irish parte con un bicordo fra il Mi e il Si. In pratica lascio il Mi cantino, il Mi a vuoto e suono con un piccolo glissato dal Si bemolle al Si. L'effetto molto molto carino, lo manca suonare anche staccato. Dà un sapore molto bluesy. Strumentali, riff che vi ho suonato, potete trovarli appunto in Alberto Sanna e Free Moneti, live all'FBI, ma come dicevo potete anche produrre il DVD assieme a noi, www.musicriser.com, Music Riser, digita Sanna e Moneti e finanziaci. Ciao!